Il ministro Javid cancella la lista rossa dei viaggi. Ma partiamo subito con la dichiarazione del ministro Javid che ha cancellato la lista rossa per i viaggi perché ormai è ritenuta inutile. Prego il servizio di Francesca Doria. Tutti gli 11 paesi sulla lista rossa dei viaggi in entrata in Inghilterra dovranno essere rimossi dalle 4 del mattino di mercoledì, anche tra la crescente preoccupazione per i casi di Omicron importati nel paese. Infatti, dato che la variante ha già preso piede nel Regno Unito, costituendo un terzo dei nuovi contagi a Londra, il segretario alla salute Sajid Javid ha annunciato che la quarantena alberghiera obbligatoria per chi arriva da alcuni paesi dell'Africa australe è ormai inutile. Invece, tutti i viaggiatori che arrivano in Inghilterra potranno isolarsi a casa. Se doppiamente vaccinati, possono uscire con un test PCR negativo effettuato entro 2 giorni dall'arrivo. In caso contrario, devono rimanere a casa per 10 giorni e fare un test prima del secondo giorno e un altro l'ottavo o dopo. La lista rossa era stata cancellata alla fine di ottobre, ma dopo la scoperta della variante Omicron in Sudafrica, 11 paesi erano stati reinseriti ed erano tutti africani. Ma la diffusione di Omicron nel Regno Unito è stata rapida. L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha dichiarato lunedì che il numero di casi confermati della variante era di 4.700, ma il numero stimato di infezioni giornalieri è di circa 200.000. Javid ha annunciato oggi in Parlamento che la lista rossa è diventata meno efficace nel rallentare l'incursione di Omicron dall'estero, ma comunque l'obbligo di sottoporsi al test prima della partenza rimarrà in vigore. L'ipotesi era stata già ventilata in una dichiarazione ai comuni la scorsa settimana. Sotto la pressione dei parlamentari Tory, che hanno sollevato preoccupazioni per l'aviazione civile e il turismo, Javid ha accontentato i ribelli, anche perché ora che l'Omicron è entrato nel paese, non ha più senso imporre queste restrizioni. Poiché le restrizioni sanitarie vengono trasferite, spetterà alle amministrazioni di Scozia, Galles e Irlanda del Nord se seguire l'esempio. Il deputato laburista Ben Bradshaw ha chiesto che alle persone attualmente tenute nei cosiddetti hotel di quarantena sia immediatamente concesso di completare il loro isolamento a casa. Gary Lewis, amministratore delegato del Travel Network Group, che rappresenta oltre 1200 aziende di viaggio nel Regno Unito, ha accolto con favore la cancellazione della lista rossa. Anche i leader dell'UE sembra stiano valutando la possibilità di togliere qualsiasi restrizione ai viaggi. Francesca Doria per Italy Today UK.